Allora, eccoci qua, buonasera a tutti quanti, sono Marco Musolofiti e con grande piacere che vi presento questa conferenza online in diretta di questa sera, dove andiamo a trattare una metodica riabilitativa e preventiva, quindi utilizzata anche nel campo del fitness, che si chiama FleximaT. Utilizza una panca posturale chiamata panca FleximaT che permette un allungamento globale della muscolatura anche in catena cinetica chiusa. E quindi ora vedremo assieme a due docenti, che sono due docenti, i più importanti docenti che abbiamo della metodica, e sono Fabio Martella che è qui accanto. Buonasera. E poi arriverà adesso Luca Basso, che è un importante personal trainer, che ci spiegherà l'utilizzo di questa metodica anche dal punto di vista preventivo nelle palestre. Sono quindi molto felice adesso di dare la parola prima di tutto a Fabio Martella. Vi ricordo che dopo le relazioni ci sarà pure una dimostrazione in diretta. Qui abbiamo con noi la panca, quindi degli esercizi, e poi ci sarà comunque una discussione con voi per cercare di chiarire se voi avete qualche piccolo dubbio, e quindi cercare di chiarire il più possibile e spiegare al meglio la metodica. Quindi è con grande piacere che adesso do la parola al dottor Martella, che parlerà appunto di questa metodica nella riabilitazione. Allora, eccoci qua, prego. Buonasera a tutti, è con grande piacere che condivido con voi le mie esperienze sull'allungamento globale decompensato a catena cinetica chiusa e è proprio su questo punto che ci soffermeremo per comprendere i vantaggi di tale metodica, analizzando all'interno dell'evoluzione le varie capacità che influenzano la condizione del corpo e cominciamo a intraprendere l'argomento della funzionalità corporea. Quando parliamo di funzionalità corporea, intendiamo la capacità di sfruttare tutte quelle capacità condizionali e coordinative che rendono da sempre il corpo in equilibrio. Parliamo nelle capacità coordinative proprio di mobilità articolare, flessibilità, equilibrio, sia in una condizione statica che dinamica. Le capacità coordinative influenzano direttamente le capacità condizionali e è per questo che la forza, la rapidità o velocità, la resistenza o l'endurance sono continuamente collegate a equilibrio, mobilità articolare e flessibilità. Ognuno di questi elementi incide su quella che può essere la capacità del corpo di funzionare in maniera globale. Per molti anni si è cercato attraverso un orientamento più segmentale di risolvere le problematiche della postura, del dolore che riguarda il rachide e le varie strutture muscoloscheletriche, soffermandosi più sul segmento che sull'interazione del globale. Oggi la nostra metodica comprende invece un principio che si basa sull'interazione corporea fra ogni segmento e quindi la sua funzione e quella che è la risposta a questa interazione fra un'area poco funzionale e un'altra che deve compensare il malfunzionamento della precedente. Una delle manifestazioni
più evidenti di un cattivo funzionamento del corpo è proprio il malfunzionamento che produce il classico mal di schiena. Nell'evoluzione l'uomo è passato da una situazione di movimento e quindi di stimolo, stimolo sia per le sostanze nutritive che riguardano il rachide e le strutture scheletriche, a una condizione di sempre meno movimento, sempre inferiori stimoli propriocettivi. E ha una condizione di inferiore lubrificazione articolare prodotta appunto da, nella diminuzione, una ridotta mobilità, ha l'assunzione di atteggiamenti posturali sempre più errati, sempre più protratti nel tempo. Quando parliamo di prevenzione del mal di schiena, di tutti i malesseri che possono condurre poi a un malfunzionamento corporeo e che vanno ad incidere sull'efficienza fisica in maniera globale, perché pensiamo al controllo del corpo in qualsiasi movimento, quanto può essere condizionato nel gioco del golf, dalla scarsa mobilità del rachide, nel controllo, nella stabilizzazione in qualsiasi attività agonistica, come anche semplicemente quanto in un soggetto, qui vediamo un'immagine fra un corpo funzionale, dove viene rappresentato come corpo efficiente, abbiamo una donna che risponde con molta più grazia al sollevamento rispetto a un uomo all'apparenza molto più forte, che avendo un corpo poco funzionale da un punto di vista neuromotorio, da un punto di vista delle sue capacità coordinative e condizionali, non risponde allo stesso stimolo con uguale efficienza. E noi attraverso la pratica di questo allungamento globale decompensato a catena cinetica chiusa, riusciamo ad andare a stimolare principalmente quelle che sono le catene muscolari statiche, andando attraverso sistemi di allungamento ad influenzare anche le catene cinetiche dinamiche. Vedremo poi attraverso esercizi la pratica di come andare a ricercare l'allungamento di entrambi. E capiremo meglio come un corpo funzionale è un corpo che ha la capacità di incidere anche sul rilassamento e quindi su un'efficienza respiratoria, su un'efficienza viscerale, come questa interazione fra aree retratte possa influenzare positivamente o negativamente questa funzionalità corporea. Quando parliamo di abilità di un'articolazione, e quindi parliamo di come un'articolazione risponde a un movimento liberamente, parliamo di ROM, cioè quel range di movimento che un'articolazione riesce ad avere. E in questa immagine noi identifichiamo sicuramente un range eccessivo, questo per indicare come all'interno dell'allungamento globale non ricercheremo segmentalmente allungamenti eccessivi. Tale metodica, al contrario, rispetta l'atteggiamento respiratorio, l'atteggiamento di innescare un allungamento delle varie catene muscolari senza produrre retrazioni. Noi tutti sappiamo che il sistema di difesa del corpo risponde a quello che potrebbe essere uno stimolo eccessivo con l'innescamento del sistema di difesa. Fra i primi troviamo l'incremento della rigidità e la sensazione del dolore. Questi due elementi saranno quelli che poi guideranno sempre le nostre sedute. Nei meccanismi che influenzano la funzionalità corporea, fra gli elementi
che andiamo a diversificare, troviamo elementi anatomici strutturali, fra cui identifichiamo muscoli, capsule, legamenti, tendini, tessuto connettivo, appunto i tessuti più presenti all'interno del corpo, e le superfici ossee. Allo stesso modo, elementi che influenzano la funzionalità corporea con carattere fisiologico, possiamo definirli quelli legati alla temperatura corporea, al sesso, all'età, all'ora del giorno in cui eseguiamo qualsiasi tipo di pratica, alla capacità del soggetto di entrare in quella condizione che dicevamo precedentemente di rilassamento e quindi di non attivazione di un sistema di difesa che produce rigidità. Abbiamo elementi poi neurofisiologici che sono legati al sistema accennato precedentemente propriocettivo e a tutti quei riflessi da stiramento, come anche al tono muscolare. Ognuno di questi elementi, interagendo fra loro, produce un vantaggio sulla funzionalità corporea. Se anche uno solo, interagendo in maniera negativa, conduce un'area a eseguire un atteggiamento scorretto all'interno della funzionalità posturale, e quindi ancora una volta delle catene muscolari, ci troveremo sicuramente a richiedere ad altri segmenti un'interazione a volte eccessiva circa il loro confluire in ogni gesto motorio. Gli effetti che noi andiamo a ricercare attraverso l'utilizzo della panca, attraverso la pratica su un attrezzo che ci permette a catena cinetica chiusa di ricercare benefici immediati e a lungo termine, pratiche che si diversificano su percorsi rieducativi o riabilitativi che possono essere legati a metodiche differenti. Nel riportare alla mente le vecchie metodiche, nel riaffrontare quelle che sono state le metodiche americane di Bob Anderson con lo stretching statico segmentario, andiamo a fare una comparazione fra i sistemi più evoluti, dinamici, e ai vari sistemi che permettono su tale panca la contrazione e decontrazione simultanea di segmenti corporei che incidono sulla postura e su un atteggiamento che è posturale non solo statico, ma anche dinamico. Uno dei vantaggi che ci permette tale metodica è quella di intervenire in maniera globale sulla scelta di ogni pratica che può essere rieducativa, riabilitativa o anche semplicemente orientata nel mondo dello sport a un concetto di benessere. L'elemento che dobbiamo tenere più presente è senz'altro l'elemento che corrisponde al concetto di un corpo che per difendersi si attiva con un'azione di fuga a qualunque tecnica di allungamento muscolare cercando compensi. E è proprio alla ricerca di un allontanamento di tale compensi che Mi chiedono se puoi tornare alla slide di prima. certo. Qual è il problema? Eccoci, forse era questa qua. Su questa. Ah, ecco, no, volevo soltanto vedere la grafica, ecco, ti ringrazio. Certo. Nelle svariate metodiche che per anni sono state utilizzate nel campo
della medicina riabilitativa, della fisioterapia, delle tecniche posturali, abbiamo alcuni esempi che uniscono poi e rappresentano i principi base della riabilitazione posturale, dove troviamo da un esempio di pratica Messier a tecniche Suchard, a altri elementi che oggi attraverso Busquet e altri pionieri delle catene muscolari portano in evidenza il vantaggio nell'allungamento delle catene muscolari. Ognuna di queste ha la capacità di portare dei messaggi nella globalità rispettando il principio della concatenazione muscolare. E è proprio per questo che ci ricolleghiamo al tema della propriocettività, dove in questa immagine si può evidenziare come dall'appoggio del piede, dalla stimolazione propriocettiva dinamica della camminata o semplicemente dall'allungamento di alcuni distretti, aree corporee, si possa andare a influenzare nella riabilitazione dalla integrazione respiratoria alla pratica della rieducazione organico-viscerale attraverso stimolazioni che sono quindi non più solamente muscolari, ma che hanno un insieme di vantaggi che andiamo ad elencare. Fra i diversi elementi positivi troviamo un'azione sicuramente continua e quindi di maggiore produttività sul tessuto connettivo e quindi incidenza con efficacia nella correzione dei vizi posturali e tornando alla capacità di salvaguardarci dal vizio di fuga, sicuramente la capacità all'interno di questa panca di mantenere un atteggiamento che possa essere quello di salvaguardarci da queste fughe compensi corporei. Negli esercizi a seguire, attraverso la pratica che poi affronteremo, vedremo proprio come alcuni compensi di tipo respiratorio, di tipo segmentario, sfruttando queste posizioni statiche o queste contrazioni isometriche statico-dinamiche, potranno permetterci un coinvolgimento della muscolatura intrinseca, estrinseca e quindi un maggiore controllo dei sistemi neuromotori e delle nostre posture. Mi fermerei qui per dare la parola di nuovo al dottor Musorofiti. Allora, perfetto. Ti ringrazio molto. Un piacere. Innanzitutto volevo sapere se c'erano domande su questa prima relazione del professor Martella. Sei stato troppo chiaro. Allora, quindi adesso passiamo all'altra relazione. Allora, sì, mi chiedono se gentilmente puoi rispiegare la definizione di catena. Allora,
Allora, centriamoci un pochettino poi di più dal nostro punto di vista, cioè l'allungamento della catena miofasciale tramite questo tipo di apparecchiatura. Quindi, perché noi diciamo che in questa maniera noi andiamo ad allungare queste catene Sì. miofasciali, sia anteriori che posteriori, poi dipende naturalmente dal tipo di esercizio che si va a fare. E, ecco. Noi sappiamo che il corpo è governato da un sistema che presuppone un'interazione fra molti muscoli. Oggi, nell'atteggiamento di controllo posturale, il ruolo di controllo della postura viene affidato principalmente alla catena muscolare anteriore e alla catena muscolare posteriore, che permettono il mantenimento di un atteggiamento corretto antigravitazionale affinché il corpo, in una condizione statica precaria, in cui è in un'interazione fra contrazione e decontrazione continua, alla ricerca di questo equilibrio, anche quando noi pensiamo di essere in una condizione di immobilità, queste due catene in opposizione fra loro permettono questa condizione di equilibrio e mettono in congiunzione ogni area corporea. Oltre a queste catene che sono responsabili dell'atteggiamento posturale statico, abbiamo un intervento della muscolatura che viene definita anche estrinseca, che è la muscolatura che ci permette il gesto sportivo, la mobilità, e che corrisponde a un'interazione fra le catene muscolari cinetiche crociate. Queste sono quelle maggiormente coinvolte, come anche i movimenti a spirali, nell'atteggiamento del corpo nello spazio in movimento. Entrambe sono comunque in interazione, anche se prevedono due stimolazioni diverse, perché una prevede, essendo una muscolatura più profonda e definita intrinseca, la necessità di influenzare anche i sistemi non solo muscolari, ma anche strutturali, tendineo o articolari, mentre la muscolatura più superficiale risponde più facilmente a quel tipo di stimolo che è dinamico e che quindi possiamo definire meno profondo. Perfetto, Grazie a voi. ringrazio che adesso dopo devi tornare perché dobbiamo fare la parte pratica e la discussione finale. E invito adesso Luca Basso, un famoso personal trainer di Roma, che è un docente Buonasera. della metodica Fleximat, che spiegherà l'utilizzo di questa metodica anche a livello preventivo e nel fitness. Allora, per andare avanti devi schiacciare questo qua. Prego. Buonasera a tutti. Vai. Una volta questo qua. Allora, il punto da cui siamo partiti per analizzare l'utilizzo di questa attrezzatura in ambito fitness, quindi in ambito delle strutture sportive come palestre o come centri sportivi dove potrebbe essere utilizzata, che ci siamo chiesti qual è il concetto di salute che più sta a cuore a noi e più sta a cuore ai nostri clienti. Ed è venuto fuori che al momento attuale, quindi nell'espressione più attuale, la salute è uno stato di bilanciamento in cui il benessere fisico si combina con quello mentale e con quello sociale. Quindi ci sono una serie di stimoli ambientali a cui l'uomo è sottoposto, che possono andare dai rapporti sociali alle abitudini che siano lavorative o sportive, alla stessa professione, quindi la tipologia di lavoro, e da tutto ciò derivano dei comportamenti e delle abitudini che a lungo andare
caratterizzino la postura stessa dell'individuo. Tutte queste serie di abitudini fungono da stress per il nostro corpo, che pur essendo strutturato in maniera ideale per sopportare qualsiasi tipo di posizione e movimento, in realtà viene a lungo andare sottoposto per le attività giornaliere, per le posizioni statiche tipiche di alcuni lavori sedentari o anche come lavori particolarmente faticosi a livello fisico e muscolare, ha una serie di disfunzioni che riguardano prevalentemente l'apparato locomotore, che è caratterizzato poi fondamentalmente dall'utilizzo della nostra colonna come elemento portante. Non seguo qui? Sì, è sfalsato? No. Ah, ecco, ok. Tutto questo comporta tipicamente una serie di problematiche che spesso ritroviamo in ambiente sportivo come problematiche di natura dolorosa a livello del... vado troppo avanti. Spesso dei tratti cervicali o dei tratti lombari. Andato? Ok. E questo comporta la necessità di riequilibrare la nostra postura proprio perché le strutture muscolari devono essere come funzionamento preposte a sopportare il peso del nostro corpo contro la gravità terrestre e consentirgli spostamenti agili e confortevoli nella gamma di movimento più ampia possibile. Questo significa che per riprodurre in maniera idonea un movimento corretto serve libertà articolare e flessibilità muscolare. Questo significa anche che un gesto scorretto, fatto per fini sportivi o per fini lavorativi, durante l'attività quotidiana, quindi può essere un gesto fatto da un lavoratore seduto in ufficio alla propria scrivania, così come da uno sportivo che si allena regolarmente, finirà inevitabilmente per creare una serie di tensioni muscolari e una serie di compensi che si attueranno e che coinvolgeranno distretti muscolari che sono anche non direttamente preposti a quell'attività, comportando nel corpo una serie di squilibri. Tutto questo? Sì, poi. Questo? Tutto questo, l'immagine qui è emblematica, porta ad alterare quella che è la posizione naturale, statica o dinamica del nostro fisico. E questo può includere anche dei posizionamenti sbagliati nei passaggi più impensabili. L'esempio più emblematico è quello del momento del sonno, quindi quando il corpo teoricamente dovrebbe recuperare a pieno dalle attività giornaliere, quindi retrazioni muscolari, abitudini sbagliate proprio nella fase del sonno possono causare a loro volta delle complicazioni ulteriori nella vita di tutti i giorni. Quindi, quello che ci interessa prevalentemente dal punto di vista sportivo è favorire nel fisico dei nostri clienti una buona capacità di compiere gesti complessi e i più vari possibili dal punto di vista muscolare, eseguiti correttamente, con delle fasi di movimento sviluppate correttamente per migliorare le capacità atletiche o per semplicemente migliorare le attitudini personali alla vita lavorativa o il proprio stato di benessere fisico e psichico, come avevamo accennato all'inizio.
Dal punto di vista dell'allenamento, dal punto di vista atletico, dal punto di vista sportivo, gli esercizi utili come quelli dello stretching possono garantirci un miglioramento del range of motion, quindi del ROM fisiologico delle nostre articolazioni, per poterci aiutare nella fase di allenamento nell'esecuzione del gesto tecnico. E come gesto tecnico si intende anche semplicemente la capacità di eseguire una pedalata su una cyclette, anche per una persona che nella propria abitazione svolge un minimo di attività cardiovascolare per mantenersi in forma. Quello che però va ben definito è che lo stretching analitico, come detto qui, agisce su singoli muscoli, quindi non prende in considerazione l'organizzazione in catene muscolari di cui si è parlato prima del nostro sistema locomotore e di conseguenza ciò provoca la possibilità di creare situazioni e posizioni di compenso. Se immaginiamo il nostro sistema come una serie di elastici combinati e collegati tra di loro, se si cerca di allungare un determinato punto all'interno di queste catene muscolari, ve n'è probabilmente un altro, da un'altra parte, vicino o più lontano, che per compenso tende ad accorciarsi. Di conseguenza, alla fine anche di un buon lavoro di stretching, rimanendo nell'analiticità, l'intero sistema, nell'arco di minuti, ore, ritorna allo schema originario, ripristinando un atteggiamento posturale non corretto. Da qui, come si è visto prima, la necessità di migliorare l'intero apparato, l'intero sistema, prendendo una direzione di allenamento globale, quindi stretching dedicato alle catene muscolari, ciò che spesso viene chiamata ginnastica posturale, ciò che significa prendere in esame il corpo nella sua globalità e quindi nel suo funzionamento e far sì che questo funzionamento migliori nel complesso e non solo in singoli elementi o in singole parti del corpo, perché spesso può succedere che una parte in cui c'è una limitazione di movimento o una situazione dolorosa non sia la sola direttamente coinvolta in quella problematica, ma sia una parte di un tutto che, se analizzato nel complesso, ci permetterà di migliorare la situazione in particolare e prevenire l'insorgere di altre situazioni particolari nel corso del tempo. Attualmente, quindi, il metodo più usato e diffuso nella prevenzione e nel trattamento delle retrazioni delle catene muscolari statiche è proprio quello che ideato da Souchard, che fu allievo della Mézière, e che prevede l'allungamento contemporaneo delle catene mediante posture di stiramento da mantenere per diversi minuti attraverso un'idonea respirazione. Si differenzia perché l'allungamento è dolce, progressivo e, prendendo in esame l'intera catena muscolare o diverse catene muscolari contemporaneamente, diventa globale. Tant'è vero che il protocollo di Souchard, quindi l'RPG, ha proprio nella sua stessa definizione la globalità intesa come elemento distintivo. Questo allungamento in postura si ricerca l'eliminazione di compensi muscolari muscolo-scheletrici e è complesso in palestra perché prevede una buona competenza da parte dell'insegnante, una buona conoscenza del proprio corpo da parte dell'allievo, disponibilità di spazi idonei, disponibilità di tempi da dedicare alla clientela, disponibilità economiche della clientela, ma anche di motivazione e di tempo da dedicare poi a un'attività che spesso viene ritenuta non indispensabile all'obiettivo di salute e bellezza tipico di chi si avvicina allo sport, ma che diventa strettamente necessaria nel momento in cui nelle attività quotidiane lo sport, l'attività fisica rivestono un ruolo di secondo piano, mentre invece traumi,
non per forza derivanti da incidenti, ma semplicemente da situazioni scorrette ripetute, acquistano nel tempo sempre più incidenza nelle algie del rachide. Da tutto ciò, lo sviluppo di un'attrezzatura idonea che rispetti la funzionalità dell'organismo e i principi sopraesposti renda più semplice il lavoro posturale, accelerando nei processi che porteranno a un miglioramento della postura e dunque ad una migliore allenabilità sfruttando un allungamento globale decompensato, ha portato allo sviluppo di questa tipologia di attrezzo che, sviluppata individualmente, quindi come lezione di personal col cliente, permette di raggiungere i migliori risultati in un tempo più breve, garantendo anche la possibilità alla struttura sportiva eventualmente di organizzare mini gruppi o gruppi con tipologie di problemi simili da allenare con un unico trainer in un momento comune. In più dà la possibilità di ricevere per il cliente un feedback immediato dei propri miglioramenti dal punto di vista proprio della mobilità articolare e della flessibilità, proprio regolandosi sulle posizioni da mantenere durante lo svolgimento delle proprie posture. E la panca Fleximat ha una serie di vantaggi che andiamo qui ad elencare e che riguardano la modulabilità di questo allungamento globale decompensato, quindi la capacità di fare anche delle regolazioni abbastanza fini per seguire i miglioramenti del cliente a livello di mobilità e flessibilità. L'utilizzo della catena cinetica chiusa, quindi il dare a tutto il sistema il massimo dell'efficacia durante l'allenamento. Si possono avere posture in catena cinetica aperta che hanno un'efficacia parziale solo su alcuni tratti di quelle catene di cui parlavamo prima, mentre in catena cinetica chiusa raggiungono il massimo dell'efficacia. Un posizionamento indipendente degli arti inferiori che ci permette di lavorare su quelle che sono le asimmetrie tipiche di ogni corpo umano. Nessuno è perfettamente simmetrico, nessuno avrà la stessa tipologia di problema per esempio sulle due gambe, quindi il rendere indipendente le due gambe permette al terapista di lavorare con una buona personalizzazione su ogni tipologia di utente. Da questa fotografia non si vede, si vedrà probabilmente dopo nelle parti descrittive degli esercizi, il fissaggio per la trazione dell'arto superiore, che non è quindi più legato a un ancoraggio libero, ma è possibile bloccarlo per andare proprio a trazionare e quindi lavorare bene sull'appoggio, sulla trazione anche delle braccia. L'ampiezza e la stabilità dell'attrezzo garantiscono sempre la sicurezza durante l'esecuzione delle posture e anche un posizionamento comodo, considerando che spesso una postura per essere efficace richiede anche sopra i 5, 6, 7 minuti di tempo. Tutto questo è dato anche da un rivestimento in pelle antisudore e antiscivolo che garantisce un livello di igiene eccezionale. La comodità, visto anche l'attrezzo richiudibile, e quella anche data da rotelle per il trasporto, che permette quindi di modulare una sala o uno studio in maniera idonea per i diversi scopi. Quelle che seguono sono alcuni esempi di posture in cui, dando per scontata la formazione di un background di esperienza da parte del terapista o dell'insegnante, e facendo assimilare in primis a qualsiasi tipo di utente le corrette tecniche di respirazione, si possono sviluppare diverse posture che sono qui elencate in foto per variare l'allenamento e il posizionamento dei clienti in relazione alle tipologie di problema. Qui siamo andati a fare un dettaglio proprio sulla catena cinetica chiusa nell'appoggio plantare. Ci sono le posizioni separate delle due gambe in cui entrambe stanno lavorando, ma di sicuro in questo caso per esempio la gamba destra
ha un'intensità e un livello di posizionamento ben differente dalla gamba sinistra, senza per questo precludere la globalità del sistema in fase di allenamento. Questo è quello che dicevamo, eccolo che arriva, è quello che dicevamo per il posizionamento delle braccia, che non sono qui le braccia a reggere gli appoggi, ma sono gli appoggi a reggere le braccia, e questo fa una grossa differenza dal punto di vista del comfort e dal punto di vista dell'efficacia della postura. Queste sono le posture più classiche, più vicine alle squadre, le famose squadre di Mézières. Anche qui la variazione del posizionamento delle braccia, invece che in apertura sulla parte toracica e pettorale, posizionamento di chiusura per la zona dorsale, con l'attuazione di un minimo compenso a livello delle ginocchia, confidando sempre nella possibilità di usare poi le pedanine per l'appoggio dei piedi, quindi garantire comunque una buona efficacia anche a chi è dotato di molta poca mobilità. Questa è in visione frontale, dove si può apprezzare come potrebbero esserci alcuni slivellamenti a livello del bacino, e quindi l'indipendenza anche delle pedane che chiudono la catena cinetica sul piede permette poi delle regolazioni molto fini per avere un'efficacia ottimale su entrambi gli arti inferiori. Qui vediamo un altro esempio che fa riferimento alle catene crociate di cui si parlava nella relazione precedente, e dove l'indipendenza delle due pedane permette una posizione confortevole a livello del tratto lombare, a livello della gamba meno coinvolta nella postura, e un'ottima efficacia sulla gamba coinvolta senza necessità di intervento spesso diretto e faticoso del terapista nel gestire le due gambe separatamente. Questi sono degli altri esempi di utilizzo. Qui è necessario l'aiuto, come potete vedere, di un terapista nella posizione in piedi, in cui la regolazione delle due pedane permette la flessione a livello della caviglia, e in cui è affidata poi alla propriocezione dell'utente la capacità di estensione, di rotazione del bacino e di gestione corretta a livello scapolo-omerale e a livello cervicale, dando il supporto del bastone. E questo è un utilizzo invece in maniera forse meno comoda rispetto alle precedenti, ma comunque molto efficace, che consente al terapista di sgravarsi di parte del proprio lavoro, per esempio a livello di PNF, per condurre il paziente o il cliente in questione a un buon livello di flessibilità, per poi eventualmente operare un trattamento successivo, trovando già un sistema corporeo più flessibile e con maggior mobilità. Questa è una variante, sempre per quanto riguarda le catene crociate. E questa è l'ultima variante. Quindi, dal punto di vista sportivo, dal punto di vista del fitness, posso dire che la richiesta di semplicità di utilizzo, la richiesta di personalizzazione in base alle problematiche dell'utente, la richiesta anche di comodità per far sentire il cliente a proprio agio, e anche la richiesta di garantire dei feedback visibili al cliente viene ampiamente soddisfatta, e ci consente un grosso passo avanti a livello di qualità del servizio erogato, e anche a livello delle possibilità di servizi da erogare per i nostri clienti all'interno delle strutture dove operiamo. Perfetto, ringrazio Luca Basso per questa bella relazione. Allora, prima della discussione finale, scusate, ma sembra che il lato del busto sia troppo corto. No, assolutamente no, guarda, l'abbiamo testata su persone che erano di quasi
quasi 1,98 e 2,05. 1,98 assolutamente non dava alcun tipo di problema. E allora vorrei fare un piccolo esperimento. Per esempio, richiamando il professor Martella, allora, eccoci qua. Allora, mi arriva a studio un soggetto come me che ha una bella lombalgia. Benissimo. Come possiamo, che tipo di percorso, che tipo di esercizi, ecco, possiamo? Innanzitutto, ecco, ti devono come si muovono le assi sia per quanto riguarda gli arti inferiori che quella del busto. La panca è molto semplice nell'utilizzo. Abbiamo dei regolatori dove è sufficiente una piccolissima pressione per andare a modificare l'allineamento sollevando lo schienale o abbassandolo, come anche la regolazione per gli arti inferiori. Partiamo da una posizione che possa essere più vantaggiosa, che è quella quasi da supini, in cui le tensioni che andiamo a ricercare sono inizialmente delle tensioni che utilizzeremo come test, come analisi per chi abbiamo avanti. E in questo caso il dottore si presta come campione. Possiamo qui verificare che il movimento dei supporti che permette la chiusura della catena è per qualsiasi altezza. Allora, dottore, si metta comodo seduto e da questa posizione andiamo poi pian piano a spostarci supini, semplicemente per prendere confidenza con le dimensioni della panca. Il primo degli obiettivi è senza dubbio quello di centrarci, e affinché il corpo possa avere questa sensazione di essere centrato rispetto alla panca, iniziamo con l'aiuto delle braccia a portarle lateralmente a toccare la panca e andiamo a verificare come con la chiusura dei gomiti il busto rispetto all'asse sia allineato. A questo punto abbiamo l'obiettivo di verificare che la cerniera sacro-lombare si trovi esattamente nel punto di cerniera che contraddistingue l'unione fra i due assi. E in questa posizione abbiamo ancora l'articolazione tibiotarsica non stimolata dalla chiusura della catena. Il corpo si sta semplicemente abituando a una posizione che è già di allungamento. In questo momento stiamo anche sfruttando il carico gravitazionale affinché pian piano la colonna possa mettersi in una condizione di pre-stiramento della struttura lombo-dorsale, in cui semplicemente già attraverso esercizi di respirazione e di integrazione respiratoria e quindi di coinvolgimento delle strutture diaframmatiche o dell'espansione toracica alla ricerca della respirazione, potremmo già intervenire su quei canali respiratori e sulle strutture viscerali che possono aiutarci poi nel decontrarre quelle strutture muscolari che dobbiamo allungare. E prendendo in considerazione nuovamente le strutture catene muscolari, allora, le mani ancora non le stiamo utilizzando, andiamo a posizionare il dottore affinché, cominciando dai piedi, la testa in appoggio, il mento arretratto, cominciamo a chiudere le catene. Quando
parliamo di catene muscolari, dobbiamo immaginare che le catene rappresentano dei circuiti in continuità di direzione e di piano, attraverso i quali si propagano le forze che agiscono sul corpo e l'organizzazione fisiologica del corpo obbedisce principalmente a tre leggi: equilibrio, che abbiamo appunto nominato nelle capacità coordinative, economia, comfort, dove continuiamo a ripetere assenza di dolori. Per obbedire a queste tre leggi, l'organismo instaurerà in modo intelligente schemi adattativi, schemi di compenso oppure schemi patologici. Quello che noi andiamo a ricercare è una condizione in cui i compensi siano ridotti al minimo. Riconosciamo catene fasciali e muscolari che sono il soggetto di questa digressione. Nell'analisi dei tessuti già possiamo semplicemente attraverso una valutazione tattile verificare se ci sono aree in retrazione. E i soggetti che soffrono, per esempio, delle arretrazioni della muscolatura lombare hanno per lo più delle resistenze anche respiratorie. E è per questo che noi, nella ricerca poi dell'intervento delle catene, andiamo a identificare dapprima le catene muscolari in base alla loro funzione e quindi catene rette preposte principalmente alla gestione della statica, catene crociate che lavorano per organizzare il movimento e quindi l'azione dinamica. In questo caso inizieremo dalle catene responsabili della postura e quindi della statica, dove già in una posizione come questa, in cui il paziente non subisce momentaneamente percezione del dolore, possiamo andare a intervenire in questi controlli per aria che influenzano l'interazione su tutto quanto il corpo. Inizieremo proprio dalla pratica respiratoria diaframmatica. Eccoci qua, c'è stato un piccolo problema. Scusate per l'interruzione. Torniamo dopo questa prima fase di integrazione respiratoria e controllo dell'atteggiamento dei muscoli. Chiedono di riprendere dalla respirazione. Tutti sento, chiedi se, allora, tutti sentite soltanto l'audio oppure ci vedete? Bloccate il video. Bloccate il video. Ok. Ok, perfetto. Chiediamo scusa per l'interruzione. Allora, ricominciamo diciamo dalla Dalla fase respirazione. respiratoria. Dicevamo come alcune aree subiscono tensioni involontariamente, tanto da diventare iperattive e quindi di essere sollecitate, condizionando come risposta il corpo in un'interazione a uno stimolo che altre aree non sono in grado di soddisfare. Ogni muscolo ha un tono che viene mantenuto anche a riposo.
Se un muscolo o un'intera catena sottoposta a un lavoro asimmetrico prolungato o a un'iperattivazione, produrrà un incremento del tono con una retrazione dell'area a livello muscolare e un ispessimento molto spesso delle strutture tendineo-articolari. Il tono nell'incremento aumenterà. Questo incremento di tono viene anche definito nell'azione del sistema nervoso come un'iperprogrammazione, creando trazioni sui punti di inserzione muscolare, nella maggior parte dei casi vertebre sul tratto lombare, in questo caso specifico, e accumulo di cataboliti all'interno della fibra, si porterà a una reazione chimica più naturale. Se prendiamo in esame qualsiasi soggetto che ha mal di schiena o in risposta a uno stress per eccessivo movimento o in risposta a un corpo decondizionato, quello che molto spesso troveremo è la necessità di un riallineamento fra le fibre muscolari che hanno subito, o nel caso da stress da lavoro, microlacerazioni, dove avremo necessità di riallineare, e questa è una delle pratiche che produce maggiori vantaggi, il riallineamento della miosina e actina, portando a un più veloce recupero e a una condizione di quel superamento del DOMS muscolare, o nei soggetti decondizionati alla capacità che ha l'allungamento globale di andare a creare in questi punti di reclutamento di tensione rotture di tensioni all'interno delle fasce, distribuendo in maniera più uniforme l'incapacità di queste aree che vanno ad attivare involontariamente, a reclutare più fibre di quanto dovrebbero. Ora, la tensione che il dottore percepisce nel tratto lombare viene combattuta attraverso questa azione di attivazione dell'apparato respiratorio con il coinvolgimento del diaframma, dove obbligheremo il diaframma a una condizione iniziale di essere reclutato in maniera globale attraverso appunti di forza che noi applicheremo nelle diverse aree addominali, a nostra scelta, lì dove vedremo che ci sono anche deficit strutturali. O semplicemente, se il soggetto ha capacità di andare a reclutare correttamente l'azione del diaframma, un condizionamento della muscolatura viscerale affinché durante l'incremento della pressione intraaddominale si possa intervenire in maniera favorevole nell'allungamento della muscolatura intrinseca del rachide lombosacrale. Potremmo intervenire maggiormente sulla colonna, maggiormente sulla catena, andando a creare una diminuzione su quei compensi che possono nascere principalmente dalle due estremità: il controllo della flessione dorsale del piede già ci pone a catena cinetica chiusa in una condizione di aver eliminato il compenso tibiotarsico. Il controllo della retrazione del mento e quindi dell'allungamento del rachide ci pone in una condizione ulteriore di enfatizzare il lavoro sulle strutture lombari. Già questo, con un maggior controllo dell'azione di contrazione e decontrazione, quindi di relax respiratorio, ci metterà in una maggiore abilità nel controllo e
nel decontrarre le strutture sovraccariche. Quello che ora ricercheremo, a differenza della respirazione forzata precedente, che aveva come obiettivo il controllo nell'espansione e riduzione toracica, espansione e riduzione addominale, avrà al contrario una prima attivazione che è quella di immetto più aria possibile, inspiro, dopodiché abbandono completamente e attraverso questa fase di abbandono ripetuta, anche se ci può momentaneamente portare a un'iperventilazione, avremo come risposta quella di un'azione di relax che non agisce solamente sul sistema fasciale e quindi sul connettivo e sulle strutture, ma anche sul sistema nervoso, dove avremo un'azione con l'incremento di ossigenazione, un'azione benefica. Superata questa prima fase, dove potevamo percepire una retrazione più o meno minore, e dopo aver fatto un'analisi sulle aree maggiormente contratte, andremo a verificare se questa azione fasciale globale dovrà essere rivolta a aree in maniera particolare, come può essere una sindrome da piliforme, quindi andremo a cercare un allungamento di alcune strutture nell'allungamento globale, o aree più raccolte all'estremità, come può essere l'incidenza della catena posturale posteriore responsabile della flessione del capo e inclinazione, con un'azione sulle catene crociate che andremo ad ottenere attraverso una rotazione del capo, e avremo quindi una catena posturale responsabile dell'equilibrio della flessione e estensione di arachide, e quindi catena muscolare anteriore e posteriore, con l'influenza sulla crociata, dove potremmo agire o attraverso la rotazione dinamica del capo o attraverso delle resistenze pressorie che ci permettano di intervenire con un'azione simile al PNF, con un blocco funzionale e un blocco volontario, dove in questo momento il dottore creerà delle resistenze in maniera volontaria, andrà a spingere contro la mia mano, portando in allungamento entrambe le catene. L'azione che produciamo è un'azione di reclutamento delle fibre nervose muscolari, sia responsabili della muscolatura intrinseca che estrinseca. Oltre a queste azioni che riguardano le due estremità, possiamo andare a coinvolgere in azione dinamica l'intervento su più aree, ponendo le mani sui supporti di cui è predisposta la panca, andando così a creare un'interazione su più aree. In questo momento quello che andiamo a cercare è un arto che si piega, un arto che si sovrappone all'arto piegato, il bacino allineato, grazie alla possibilità di sollevare una sola dei due elementi che compongono la panca, la possibilità di intervenire in modo crociato con l'estensione con il braccio sinistro che contrappone la forza in estensione alla contrazione del piliforme e dei muscoli intra ed extra rotatori sui quali possiamo lavorare, creando delle resistenze in adduzione o in abduzione, o intervenendo su questi centri di coinvolgimento delle forze, creando sui vari trigger che possono essere frontalmente sullo psoas, opponendo un allungamento a una catena che si allunga mentre l'altra che si accorcia, o su punti di pressione che vanno a rompere in questi centri di reclutamento delle forze, andando quindi a creare questo effetto detensivo che liberano le strutture ossee
da una posizione ormai per loro svantaggiosa e poco sana. La panca predispone, ora le posizioni non le stiamo mantenendo il dovuto e non stiamo dando la giusta attenzione alla respirazione, per vedere velocemente quelle che possono essere alcune pratiche, andiamo sempre a controllare che non ci siano ulteriori compensi e in una posizione semplice e naturale come quella che vedete possiamo andare a ricercare l'allungamento su un arto della muscolatura posteriore più contratta, andando a compensare con un'azione volontaria di contrazione. Ora il dottore spinge contro la mia mano volendo sollevare l'arto, stiamo allungando lo psoas mentre la muscolatura dell'arto opposto sta allungando controlateralmente, posteriormente gli ischio crurali. Rilasso. Questa azione mi permette quindi di andare a creare un sincronismo muscolare maggiore che ha un'efficacia sulle strutture profonde e superficiali. Questo è solo uno degli esempi dei tanti lavori che si possono ottenere, dove in base all'intervento che può essere più manuale o più legato al mantenimento di una posizione o al movimento, posso far intervenire più aree, posso raggiungere più obiettivi. Io mi fermerei momentaneamente qui, dando la parola al collega. Allora, adesso io coinvolgerei Luca Basso e gli chiederei semplicemente due esercizi, veloce perché stiamo facendo purtroppo tardi, due esercizi nel paziente anziano che si presenta con rigidità muscolare. Allora, eccoci. Quindi dicevamo due esercizi veloci. Chiediamo a Luca Basso se ci fa vedere il paziente anziano che viene in palestra per far diminuire la rigidità muscolare. Sì, tipicamente il paziente anziano si presenta spesso con una situazione di scarsa mobilità articolare e in condizioni normali, anziano, prima di andare a sfruttare la catena cinetica chiusa si può effettuare una fase iniziale di rilassamento posturale, dando anche la possibilità di mantenere leggermente piegate le ginocchia per una posizione maggiormente confortevole ed eventualmente verificare la possibilità di sollevare l'appoggio della schiena per pazienti che spesso possono avere delle difficoltà ad appoggiare il capo, e per questo saranno anche sviluppati gli appositi supporti per il tratto cervicale e per il capo, per dare una comodità maggiore e garantire alla persona un appoggio che sia confortevole. Il primo procedimento è quello di favorire una migliore capacità respiratoria e quindi eliminare le tensioni soprattutto nella fase inspiratoria a livello toracico, e quindi per garantire un miglior feedback fargli percepire lo spostamento dovuto all'inspirazione e all'espirazione per distribuirlo omogeneamente, come dicevamo prima, sia nel tratto toracico come nel tratto addominale, garantendo anche l'espansione laterale soprattutto a carico delle ultime due coste, sempre mantenendo una posizione confortevole per le gambe in fase iniziale. Dopodiché, gradualmente, nel corso di qualche seduta, si può andare ad alzare pian piano, prima una, poi l'altra gamba, per raggiungere una posizione di maggior allungamento e in seguito includere la catena cinetica chiusa, una volta raggiunta la massima estensione a livello degli arti inferiori,
per arrivare nell'arco di per arrivare nell'arco di qualche seduta a migliorare la capacità e la flessibilità della parte posteriore delle gambe. Quindi questo è il nostro primo obiettivo, insieme al miglioramento della capacità di gestione del respiro. Un paziente anziano che abbia anche necessità di un rafforzamento, soprattutto a livello degli erettori spinali, lo si può anche allenare con una posizione ancora più elevata dello schienale, chiedendogli proprio, una volta raggiunta questa postura, posizionato bene, di migliorare la sua capacità di resistenza alla gravità e di conseguenza chiedendogli una maggior spinta verso l'alto come esercizio isometrico anche di rafforzamento della muscolatura antigravitaria. Oltretutto si può sfruttare questa posizione per rendere indipendente la posizione delle gambe e sviluppare un appoggio. Quanto tempo per una seduta tipo? Ma allora, il paziente anziano ha bisogno di molta pazienza, quindi di conseguenza si può iniziare una parte introduttiva concentrata sulla respirazione anche solo di un quarto d'ora. Una volta che il paziente comincia a capire e ad apprezzare i benefici, dopo due o tre sedute passare anche a una mezz'ora in cui, oltre alla parte di respirazione, si aggiungono le parti prettamente muscolari a livello delle gambe, e se il paziente ha un buon miglioramento superare anche la mezz'ora, arrivare fino ai 40 minuti, una volta che si vuole coinvolgere anche la parte dorsale e, per esempio, come in questo caso, fissate le estremità, raggiunta la posizione di massimo allungamento, il paziente è in grado di aggrapparsi, quindi non ha più necessità di spingere, ma si può aggrappare, di conseguenza questo toglie anche tensione, per esempio, agli elevatori della scapola, che spesso causano una serie di problematiche dolorose a livello del tratto cervicale. E quindi, combinando insieme l'azione sulla respirazione, sugli arti inferiori e sugli arti superiori, si può arrivare anche a una quarantina di minuti, ovviamente a livello individuale. Poi ci sono le situazioni più da palestra, che però esulano dalle situazioni individuali tipiche di persone anziane che hanno quindi una propria componente legata al peso, all'età, che sono... Chiedono per ogni posizione quanti minuti tipo... Allora, le posizioni più confortevoli si possono tenere tranquillamente fino a 5-7 minuti. Le posizioni meno confortevoli partono da un mantenimento della postura di 90-120 secondi per migliorarne poi anche la resistenza all'affaticamento. Posizioni come quelle appena viste, che comportano un affaticamento maggiore, si tengono per tempi più brevi. Posizioni più confortevoli, come quella con la schiena parallela al pavimento, si possono tenere per tempi più lunghi, anche perché aumentano a quel punto l'efficacia. Con il dorso curvo si può consigliare la posizione? Con il dorso, allora, si utilizzeranno poi diversi supporti, nel senso che dal supporto cervicale si potrà utilizzare anche un supporto lombare, proprio perché in presenza di dorso curvo risulta particolarmente difficile poi raggiungere una posizione in massimo allungamento, e si parte ovviamente da un posizionamento del busto parallelo al pavimento con l'utilizzo dei supporti. Alfredo, questo? Sì. Bene. Allora, facciamo l'ultima discussione generale e chiudiamo. Vi invito a tutti e due, venite. Se mi chiedo su quest'altro. Allora, ultime domande. Eh,
Allora, ok, allora teniamolo un pochettino. Perfetto. Allora, facciamo le ultime domande. Allora, ecco, prima domanda che mi viene di Fabio Picariello, chiede: avete esperienza in caso di ernia discale, ovviamente in ambito riabilitativo per non infiammare quello qualche fisio? Vabbè, allora, esperienza in ernia discale. Allora, dicevamo che le strutture in interazione ci mettono nella condizione di lavorare in posizioni che possono anche essere posizioni di sgravio gravitazionale. Questo significa che toccherà a noi, in base alla comprensione di quanto è acuto lo stato del dolore e dove è posizionata con precisione l'ernia e quale può essere l'elemento causativo, trovare nella gestione, che può anche essere periferica, la condizione di interagire sulla catena che possa produrre maggior beneficio nel trattamento delle patologie da ernia discale. E tutte le posizioni che andiamo a proporre possono essere quindi legate a tensioni leggerissime, come andare a sviluppare condizioni di allungamento globale a catena cinetica chiusa che le differenzia da altre metodiche e da altri strumenti, creando degli elementi positivi anche sulle strutture più profonde e quindi sulle ernie. Allora, poi altra domanda che chiedono, per esempio, quanti minuti per ciascuna posizione, vabbè, questo qua l'abbiamo detto, e fornite guide con questa panca? Sì, forniremo poi sicuramente delle guide sia scritte che video sui vari esercizi di questa panca. E quanto potrebbe durare una seduta generale di prevenzione? Sui 30 minuti in linea generale. Differenza con una seduta classica di RPG? Ma non, fondamentalmente non è un lettino da RPG, quindi può portare. Sì, come vi comportate se il cliente dopo la prima seduta sta peggio, cosa che naturalmente può succedere? Parliamo prima come vi comportate, rispondiamo tutte e due. Come ci comportiamo se il cliente dopo la prima seduta sta peggio? Come può capitare, dopo qualsiasi tipo di terapia, la risposta di un'attivazione di un'area del corpo che per molto tempo ha subito un condizionamento negativo può anche essere nell'immediato quello di una manifestazione di dolore prima meno presente. Il lavoro quindi che noi dobbiamo presentare è sempre un lavoro che condurrà a dei vantaggi se il corpo verrà stimolato con continuità e progressività. Questo ci porrà in una condizione di andare attraverso quei 5 trattamenti minimi a intervenire su qualcosa che è ben radicato magari da anni. Questo per andare a cercare un intervento sugli elementi causativi piuttosto che su quelle manifestazioni acute. Allora, per una lombalgia, più o meno quante sedute applicate? Io lavoro sempre come metodica fra le 5 e le 10 sedute in una condizione di trattamenti più vicini a giorni alterni o ogni 3 giorni. E dopo questa prima fase, che può essere dei primi 5 o 10 trattamenti ripetuti con questa vicinanza temporale,
Il mantenimento di questa riorganizzazione posturale può essere portato avanti anche con incontri meno frequenti. Allora, per esempio, una differenza, e le chiedono la differenza con la famosa, sicuramente Pancafit. Ma le differenze sono dimensioni più confortevoli e più comodo lavorarci. Gli arti indipendenti per le gambe, la catena cinetica chiusa gestita direttamente senza bisogno dell'intervento del terapista, il fissaggio degli appoggi per gli arti superiori, quindi sono tutte differenze che contribuiscono a renderla più fruibile e soprattutto più completa come utilizzo. Fermo restando che un terapista poi con queste differenze riesce a programmare delle sedute in maniera più idonea alle problematiche del cliente, e quando arriva da noi un cliente, un paziente con la prescrizione del terapista, per noi diventa più semplice anche metterle in pratica. Allora, il paziente dopo ciclo riabilitativo con questo tipo di metodica viene consigliato un mantenimento. Questa qua è una domanda di Chiara Cavaliere. Per esempio, dell'autotrattamento. Allora, innanzitutto dice il mantenimento, viene fatto del mantenimento dopo questo tipo di terapia, e poi l'autotrattamento penso che indica, cioè se poi il paziente può farti queste sedute anche da solo. Quando andiamo ad intervenire su un atteggiamento posturale, senz'altro va considerato un percorso anche di mantenimento, dove il nostro obiettivo non sarà più quello legato alla prima fase, e quindi di andare a interrompere dei punti di forza o a migliorare l'efficienza delle strutture, quanto più a un concetto di consapevolezza legata alla propria postura. E è senz'altro utile proprio per questo il mantenere l'autotrattamento successivo. Queste metodiche possono in effetti essere sviluppate sia con il singolo terapista nella prima fase, che è di terapia individuale, con un affiancamento nella fase a seguire, che è più rieducativa e di apprendimento, dopodiché o con l'autotrattamento davanti a uno specchio, perché questa panca ci permette anche di mantenere una posizione. L'importante è che abbiamo la possibilità di un feedback sul nostro atteggiamento, e imparato quello che deve essere l'atteggiamento più corretto, intervenire continuamente, quindi sull'autotrattamento che possa rispondere all'esigenza di partenza. Allora, poi chiedono i costi. Allora, la panca ha due, ci sono due versioni di panca. Quella senza pedaline, che costa 299 euro più IVA, spese di spedizione comprese in questo periodo che è promozionale. Invece quella con le pedaline costa 349 euro più IVA, sempre spese di spedizione comprese. Allora, poi chiedono, se un paziente sta portando dei plantari, come vi comportate? Soprattutto ci si mette in contatto con chi gli ha prescritto i plantari, la motivazione per cui sono prescritti i plantari. L'allenamento o la terapia che viene fatta deve essere decisa di comune accordo da chi prescrive il plantare. Solitamente, se c'è una motivazione legata all'aspetto posturale, si cercherà di seguire lo stesso principio da cui si è partiti per la prescrizione del plantare. Lì è il terapista responsabile della prescrizione del plantare, che diventa automaticamente responsabile anche della terapia. Allora, dolore a livello dell'articolazione coxofemorale, che si avverte solo dopo diverse posizioni supinea, e quale no, sta continuando ad andare, quale possibile
patologia osteoarticolare potrebbe riferirsi? E in tutte quelle situazioni legate alle coxalgie, senz'altro possiamo avere un vantaggio con questo strumento abbastanza immediato, poiché possiamo intervenire sugli intrarotatori dell'articolazione femorale, gli extrarotatori, e quindi proprio l'esempio del piccolo gluteo, del piriforme, dell'adduttore, proprio lavorando su segmenti, potendo la panca offrirci due appoggi separati fra gli arti che hanno necessità diverse. Oltre a un lavoro che riguarda il pavimento pelvico e quindi lo psoas a tutte le muscolature piramidale, trasverso, retto, responsabili del controllo del bacino e del busto. Oltre all'interazione quindi fra quegli strumenti muscolari tipo l'otturatore dell'anca, che permettono il passaggio fra quei condizionamenti tendinei e nervosi fra i due sistemi inferiore e superiore del corpo. Quindi è comunque uno strumento che ci permette di intervenire su tutte le patologie, e le coxalgie, le patologie dell'articolazione femorale. Allora, ultima domanda e poi chiudiamo, abbiamo fatto tardi. Emanuele Ciotti chiede: si può combattere una rigidità lombare? Assolutamente sì. È uno dei motivi fondamentali per cui si utilizza un'attrezzatura di questo tipo. Allora, in caso di pubalgia può aiutare addirittura a correggerla? La pubalgia, come sapete, riguarda l'infiammazione di più aree che intervengono nell'articolazione femorale e appunto nell'articolazione iliaca pubica, e questo ci mette nella condizione di ricercare in tanti distretti muscolari un intervento. La pubalgia oggi è un malessere che, col quale definiamo tantissime altre patologie, e bisognerebbe intervenire in maniera globale per andare poi a definire l'elemento causativo. Senz'altro si può avere un grande vantaggio attraverso l'intervento sull'allungamento globale decompensato a catena cinetica chiusa, potendo svolgere un lavoro sia in contrazione che in decontrazione muscolare, eseguendo quindi un lavoro che è in allungamento ma molto spesso anche in rinforzo, sia sulla parete della muscolatura addominale, per esempio del trasverso, mentre siamo in allungamento con lo psoas o con gli adduttori. Però sono tutte pratiche che richiedono attraverso l'intervento del terapista, e quindi non attraverso l'autoposizionamento, il valutare ogni segmento muscolare. Ok, chiudiamo con allora, c'è una domanda di Stefano che dice: finora abbiamo parlato di trattamento, ma come individuare le cause di una patologia? Lei già di benessere. Come individuare le cause? Semplicemente tramite le varie diagnosi si arriva alla patologia, quali sono sicuramente prima di tutto quella medica, se c'è una patologia conclamata, e poi quella terapeutica. Nell'area benessere, come abbiamo detto, si fa semplicemente e grazie a Dio si fa della prevenzione per non arrivare alla patologia, e quindi questo è già tanto, e ringraziamo quelli che lo fanno, perché se no sicuramente ci sarebbero molte più patologie. E non è solo una panca preventiva, ma abbiamo detto che sia preventiva che terapeutica, insomma, fa tutte e due le fasi. Bene, chiudiamo così la conferenza, vi ringrazio per la vostra presenza, ringrazio i due docenti, siete stati molto gentili e molto esaustivi.
Ci vediamo alla prossima conferenza. Buonasera. Buona serata a tutti.